Benvenuti a tutti, amici e meno amici, e anche nemici, ma soprattutto neutrali. Vi ringrazio per essere qui su questo canale di gaming, un gaming alternativo, dove mi propongo insieme a voi di esplorare vari videogiochi, dai videogiochi più impegnativi a quelli meno impegnativi, a quelli più conosciuti, a quelli soprattutto meno conosciuti. A breve ci avventureremo infatti, ragazzi, in una serie di videogiochi praticamente quasi sconosciuti e che potrebbero offrirci delle grandi sorprese, ma prima rivolgiamo la nostra attenzione su questo fantastico Star Wars Battlefront 2, un gioco ormai datato purtroppo perché non ci sono stati seguiti, non c'è stato un Battlefront 3, ma potrebbe esserci probabilmente, anche se non ci sono più rumors, ormai si sono perse le speranze, uno dei migliori, forse il miglior gioco più completo di Star Wars. Iniziamo esplorando, senza perderci in chiacchiere, la mappa del giocatore singolo in cui affronteremo la campagna con Aiden Versio, questo personaggio controverso appartenente alla fazione dell'impero. Non voglio dilungarmi troppo, ragazzi, vi butto subito nell'azione insieme a me, ovviamente. Allora, abbiamo la campagna. Abbiamo un'azione immediata, cioè epiche battaglie in singolo contro avversari controllati dall'IA offline. E un arcade, cioè maestro di battaglia moderna, affrontando nemici contro l'IA e ricompense, ovviamente. Il gioco è vasto, non sto qui a farvi vedere tutto in quanto voglio concentrarmi più sulla campagna in questo momento, ma magari faremo un video più in avanti dove esploriamo tutto il menu, che è abbastanza complesso, anche se intuitivo. Ok, andiamo sulla campagna. Trama principale o resurrezione. Trama principale: combattiamo nell'impero nei panni del comandante Aiden Versio, leader della straordinaria unità imperiale per operazioni speciali, la cosiddetta squadra inferno. Nella modalità resurrezione, invece, prenderemo sempre la parte di Aiden Versio, però non voglio dirvi nulla, ragazzi. Ok, continua la campagna, riavvia la campagna e ho già iniziato per esplorazione e iniziamo a giocare la campagna modalità forze speciali, ovvero difficile. Caricamenti. Ho dimenticato di dirvi che questo gioco ha dei caricamenti un po' lunghi, ma sono decisamente giustificati, ragazzi, giustificati, più che giustificati dalla qualità grafica e di gameplay che il gioco è in grado di offrirci. Stiamo parlando di un titolo che comunque è datato, dovrebbe essere, credo, 2016 almeno, forse, sì. Probabilmente 2016 o 17 massimo, ma no, non credo, siamo oltre 17. E signori, è un gioco veramente, veramente, veramente degno, vale proprio la pena provarlo se vi piace il mondo di Star Wars, ma anche se non avete intenzione di provarlo, ragazzi, è un piacere anche semplicemente vederlo giocare da qualcun altro. Ve lo assicuro perché è veramente molto cinematografico. Capitano, è ben addestrata. Furtività, infiltrazione. Estrazione. È delle forze speciali.
Denversio. Squadra Inferno. Comandante Versio. Sei importante. Guardami. Voglio essere chiaro con te. Sono qui per questo. Tu hai il codice di attivazione. E io potrei aiutarti. Ti basta dirmelo. Sai che potresti servirci. Tu dai una mano a me e io la do a te. È solo questione di tempo. I miei tecnici stanno frugando nel tuo droide, lo sai. Accetta l'offerta. Dammi il codice. È giunta l'ora per l'impero. Ma tu puoi ancora salvarti. Hai ragione. È proprio giunta l'ora per l'impero. VZ 626. Cosa abbiamo qui? Un droide tattico ID-10. Sei più sofisticato del modello ID-9. Provi a starti dentro, non sarà affatto facile. Posso suggerire una procedura meno invasiva? Il problema è che non abbiamo il codice d'accesso del droide. Posso suggerire di trovare il codice? Il capitano ci sta lavorando al centro di detenzione. Fino ad allora, l'unico modo per accedere ai dati è rimuovere il nucleo di memoria dal telaio. Su questo droide ID-10 è stato installato un pungolo polvorante. Che non funziona se il droide è disattivato. Finché non sente il codice d'accesso, questo ID-10 non può fare niente. Posso suggerire... Per favore, lasciami lavorare in pace. Capisco. Starò zitto finché non avrai finito di deturpare questa unità tattica ID-10. Scarica gli schemi della nave dai loro computer, poi vieni qui da me. Bene ragazzi, dopo questa breve introduzione abbiamo preso il controllo di questo droide e ci toccherà in qualche modo salvare il nostro capitano che è qui, come potete vedere. Come potete vedere, rinchiusa in questa cella, la dovremo salvare. Qui abbiamo unità qualcosa, non ricordo come si chiama. E questa era la sala dove stavano tentando di traccarci. Infatti sono praticamente inutili questi robottoni che girano, non possono dare allarmi, cose di questo tipo. Probabilmente sono anche in riparazione. Diamo una controllatina alle gallerie, ai vari passaggi e vediamo se possiamo scappare. Molto facile. Scusate. Dici, hai saputo della nostra prigioniera, no? Un pezzo grosso imperiale, forze speciali. Esatto. Non mi piace. Ma... c'è un altro guasto ai conduttori. Endor non ha niente di speciale. Ok. Allora, vediamo un po' di non farci scavare. Questo drone serve droide. Qualsiasi informazione utile per l'attacco alla morte nera sopra Endor. Va bene, va bene.
Non sono consapevole ancora della mia presenza. Il comando si aspetta aggiornamenti prima di Eros, se possibile. Vediamo se riusciamo a non farci vedere. Vediamo un po'. Ok. Oh. Guardie un po' disattente, per fortuna nostra. Qui ce ne sono tante. Attenzione. Ci sono troppi ribelli fuori dalla mia cella. Trovo un altro modo. Ok. Ok. E ora sappiamo dov'è la nuova morte nera. Nuovo giro nelle condutture. Brutta corrente questa, ragazzi. Brutta scossa. Evitiamola. Ok, velocità. Ok. Eccoci qui. Siamo a parte e possiamo ammirare lo spazio profondo e le altre navicelle che vi circolano. Direi che meglio vedere un po' cosa ci aspetta. Ok, attenzione, attenzione. Attenzione. Andiamo un po' qui di non farci vedere. Attenzione, ragazzi. Oh oh. Aiuto. Ok. Bene. Ma allora non abbiamo avuto bisogno di attivare la nostra scossa. Diciamo che c'è un droide. Ecco, non c'è nessun droide, signorina. Ok, allora vediamo un po' qua. Eccoci qua, altro giro nelle con i condotti di reazione. Sento nel condotto. Sei vicino. Oh sì, come sei sexy. Giusto in tempo. Andiamo. Agente Ask, mi ricevi? Affermativo, comandante Versio. Tempismo perfetto. Sto andando al centro comunicazioni. Ricevuto. Eliminato il messaggio imperiale rubato. Darò il segnale per il recupero. Bene. Ehi, chiamala. Ti terremo qui fin dopo è. Poi decideremo cosa farsene di te. Quindi, fino ad altro. Colpettino. Va bene, sciocca i nemici quando l'indicatore è al massimo. Va bene, adesso ci limitiamo a colpirli alla vecchia maniera. Ok. Hanno dei dubbi sulla tua cattura? Non sospettano di nulla. In effetti non stiamo seguendo il protocollo. Avremmo dovuto distruggere la nave. Avremmo destato troppi sospetti. In questo caso serviva discrezione. Ormai molto bene, comandante. Indica alle navi dell'Alleanza di raggiungere il sistema Galà. Con questo inganno distoglieremo l'attenzione dell'impero da Salvast. Ok, ragazzi. Stiamo ammassando la flotta in vista del nostro attacco a Endor. Unitevi a noi. Ci serve ogni nave disponibile per come l'Ucraina, questi ragazzi ribelli. Non hanno idea di cosa li attende a Endor. Ok, prendiamo un blaster. Se decodificano la trasmissione prima che io la cancelli, il piano fallirà.
Ok, eccolo qui, questo è il nostro blaster e possiamo accedere alla visuale in primo piano, ragazzi. Guardate, guardate che carina. Adesso io accedi. Ovviamente preferisco tenere la classica visuale. Qui è chiuso, vediamo se riusciamo a farla furtiva senza... Ok, vediamo un po', ce ne sono alcuni. Ok, 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 direi che possiamo anche andare. Oh oh oh, attento, aia, sgamato. Ok, che fortuna ragazzi, non ho dato l'allarme. Andiamo, andiamo a fare più attenti la prossima volta. Eccone altri. Colpettino. Ok, attento, attento. Vediamo se riesco ad andare senza farmi vedere. Oh oh oh, si gira, si gira. Meglio eliminarli. Sono al centro comunicazione. Ok. Cancellare il messaggio farà scattare l'allarme. Pronti al recupero. Ricevuto. Va bene, scatterà l'allarme. Lasciatemi lavorare. Ho trovato il messaggio cifrato. Ne sono altri? No, ok. Vai. Cracchiamo la situazione qua. Abbiamo due più. La flotta imperiale si sposterà dalla parte opposta di Ender. Lì attenderemo l'attacco dei ribelli. Eliminato. I ribelli non sapranno. Attenzione, una prigioniera imperiale è fuggita. È estremamente pericolosa. Trovatela. Agente Ask, è il momento. Inizio i preparativi. Tempestivo proprio l'allarme. Prendo un blaster e vado al punto di recupero. Centro comunicazioni. Prendo un blaster. Anche il Corvus. Fermate la prigioniera. Ce ne sono parecchi, ragazzi. Vai, drone. Bello. Ottimo. Droide, scusa, non drone. Sapete com'è, ragazzi? Ci si fa confusione qua. Vediamo un po' di andare così. Qua in prima persona. Questa cosa qui, proprio... non ne vuole sapere. Aia. Analisi delle minacce. Ok, sono tutti sotto. Ottimo. Shock anafilattico. Bravo. Bravissimo. Quanto mi sta simpatico l'impero in guerra stellare, ragazzi, non potete capire. Dai, che non si apre. Cazzo. Pannelli delle porte. Ok, ok. Ok, via, via. Via. Ok. Dai. Siete proprio inutili come ribelli, ragazzi, fatevelo dire.
servite a granché. Ma niente, sbagliando, sparando inutilmente. Attento. Andiamo. Ok. Via di qua. Maledizione. No. Mostra di le minacce. Ok. Ce ne sono altri? No, via, 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 via. Ok. Ok, aprimi questa porta. Maledizione, ragazzi. Vedo nera qua. Come in trappola praticamente. Quando non apre la porta. Dai, drone. Via, sembra vero, ragazzi. Via, 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 via. Cazzo. Via, via, via. Cavolo, cavolo, cavolo. Aske sono in posizione. Ricevuto, comandante. Stai pronta al recupero. Comandante in plancia. Riposo. Missione compiuta, comandante. Con zero perdite. Sarei ancora il secondo in comando. Oh, sono paziente. Posso aspettare. Agente Miko, i calcoli per il salto erano perfetti. Beh, grazie. L'atterraggio è andato bene? Meglio di altro. Incursione di Jabez, tipo. Ho ancora gli incubi. Contatta l'ammiraglio. Sì, comandante. E il messaggio? La flotta non è stata compromessa. Oggi è la fine della ribellione. La squadra Inferno, ora. Comandante Versio, rapporto. Rilevata una squadra di recupero ribelle, ma è tardi per catturare i sabotatori. Qual è lo stato del generatore di scudo della Morte Nera? Peggio delle aspettative. Non si può riparare o riattivare. Allora la stazione è vulnerabile. Eliminate quei ribelli e tornate sul Corvus. Il piano dell'imperatore deve riuscire. Sì, signore.
Ask, con me. Miko, tu ci coprirai da qui. Un bersaglio, qui davanti. State con me. Ricevuto, comandante. Bene ragazzi, che dire, azione molto, molto degna di una squadra di infiltrazione imperiale, molto meglio dei classici. Ok, qui potremmo equipaggiare qualcosina, vediamo un po' cos'è che ci dai. Una serie di uccisioni, avanguardia, cannone, impulsi. Va bene, va bene. Possiamo anche cambiare arma, effettivamente. Forse questo in effetti è il migliore al momento. Abbiamo anche un fucile da cecchino e una pistolina. Dai, teniamoci con questo E11. Ben fatto, gente, ora lascia fare a noi. E proseguiamo molto calmamente. Vediamo un po' cosa ci dice questa. Ok. Abbiamo trovato. Scansione. Ci vuole ancora eccoci molto? Qua. L'impianto idraulico è saltato, l'esplosione è stata potente. Vuoi aprire? Perfetto. Bunker sotto controllo. Direi abbastanza veloce. Vediamo cos'è qua. Un potentissimo fucile qualcosa. Va bene, sperimentiamo ragazzi, senza guardare un po' che tipo che potenza hanno. Dammi una scansione. Devo dire che può andare altri bene livelli, così. Aspettate il mio segnale. Sì, comandante. Aspettate il mio segnale. Oh, attento. Che non è il massimo questa funzione, ce la pompa. Senti, contatto visivo inutile, devo dirti, proprio inutile come la vostra ribellione. Scansione all'aria. Comandante, rinforzi ribelli in arrivo. Buona volontà, neutralizzare tutti i bersagli. Dove? Sì, comandante. Diciamo che forse era meglio quell'altra arma, ragazzi. Almeno aveva una certa ripetizione, una certa velocità. Qua. Peccato non poter impartire ordini particolari ai nostri, alla nostra squadra. Granata. E questo qua è buono, buono, buono. Buono. Allora, ragazzi, è difficile del previsto. Raggrupparsi e pronti ad avanzare. Raggruppiamo. Ok, raggruppiamoci ragazzi. Non ho capito bene cos'è. Ok, ma non possono essere tutti. Quei comandanti ribelli si sono già spostati. Seguiamoli. La piattaforma 4 è vicina. C'è una navetta? No, solo cacciatai. Ancora meglio. Stiamo attenti, non sappiamo quanti ribelli siano. No, ci occuperemo di loro come con gli altri. Oggi spazzeremo via quella feccia una volta per tutte.
Coraggio, agenti. Piangeremo dopo. Adesso dobbiamo muoverci. Con te, comandante. Andiamo alla piattaforma 4 e prendiamo i cacciatai. Solo così torneremo al Corvus. Tu, Miko, in pattuglia. Sì, comandante. Agente Ask, contatta la Viserator. Devo parlare con l'ammiraglio. Sì, comandante. Apro subito un canale. Ammiraglio, la squadra Inferno si ritira da Endor. Qual è la situazione? Il vice ammiraglio Sloan ha ordinato la ritirata. Abbandoniamo il sistema. Raggiungi la tua nave, comandante. Sopravvivi. Ti invio le coordinate del rendezvous. Sì, signore. Ti contatteremo appena saremo sul Corvus. Come è potuto accadere? La trappola era perfetta. Qualcuno ha sbagliato. L'alto comando ha trascurato un dettaglio cruciale di nuovo. No, deve esserci dell'altro. Noi eravamo più numerosi e meglio equipaggiati. Aspetta. È semplice. L'imperatore ha sottovalutato i nostri nemici e ne abbiamo pagato il prezzo. Comandante, questo... Posso parlare liberamente? Concesso. Qui siamo soli, Aiden, ma questo suona soppressivo. Alza gli occhi, Ask. Non è tradimento, sei la verità. Bene, ragazzi, l'esplosione della morte nera ci ha lasciato un pochettino di stucco, come anche il menu ha lasciato di stucco sia noi che il nostro menu. Ma intanto proviamo a completare la missione anche con questo piccolo gap grafico. Veramente strano, ragazzi, non me lo sarei mai aspettato. Comandante, pattuglia ribelle in arrivo. Grazie, agente Miko. Un gioco di solito molto molto più stabile dal punto di vista visivo con la pattuglia. Praticamente è un fucile da cecchino questo. Bisognerebbe cambiarlo. Eccoci qua, eccoci qua. È meglio così, ragazzi. Spero che... Ecco, spero che si recuperi il menu. Ecco, ecco, ecco. Ecco, ragazzi, ora sì, ora sì. No, perché veramente sono molto preoccupato riguardo questo strano... No, il menu è andato. Vabbè, speriamo che si riprenda subito, magari se ne cambiare qualche impostazione grafica. Attenzione, comandante, pattuglia ribelle in arrivo. Vabbè, capita, ragazzi, è il bello della diretta, anche questo. Eccoci qua. Eccoci qua. Scusa, comandante. Se fosse così facile, l'impero sarebbe crollato dopo Yavin 4. In ogni caso, questa luna brulica ancora di imperiali. Non è ancora finita. Direi proprio di no, ragazzi. Fuoco! Mi ha fatto! Pattuglia neutralizzata. È quello che meritavano. Comandante, agguato ribelle. Abbiamo perso una navetta e i nostri uomini sono sopraffatti. Beh, ragazzi, occhi aperti, agente, noi faremo il possibile. Spero che questo menu si riprenda, perché non vedo un cavolo. Qui che abbiamo? Abbiamo non so cos'è. Non vedo veramente nulla, signori. Niente, sono al buio con questo menu parzializzato. Ecco qua i nostri cacciatai. Ecco la squadra. Attenzione. Aiutiamo i nostri soldati. Andiamo. Volentieri. Spero stai lavorando da Endor. Attenti. Ricevuto, comandante, siamo con voi. Tra l'altro non vedo nemmeno dove stanno. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, per favore. Dai, che cavolo.
Ecco ragazzi, risolto il nostro problemuccio. Praticamente aveva a che fare con la DirectX 12. Non so se riconoscete un po' i driver, come funzionano queste cose. DirectX 12, Attenzione, comandante, ragazzi, non è pattuglia ribelle in arrivo. stabile, quindi Grazie, rimango agente sulla Nico, ci 11. occupiamo noi. Non so se i sistemi più avanzati usano la 12, ma comunque che io sappia, la 12 è molto instabile anche Scansione, per contatto visivo sistemi con la pattuglia. Armi pesanti. operativi Sopra, fondo più speciale, tutti sul muro. avanzati. Facci piano, agente. Tanto Non ci puoi qui. sparare, sono troppo debili. La guerra è davvero Scusa, finita. Fuoco! Mi ha fatto. Pattuglia neutralizzata. Ok. È quello che meritava. Esattamente quello che meritavamo, ragazzi. Agguato ribelle. Abbiamo perso una navetta e i nostri uomini Abbiamo sono perso una sopraffatti. navetta, come è Occhi aperti, agente, possibile? noi faremo il possibile. Accendi. Chiedi. So, ragazzi, io mi terrei questo differenza, questo leggermente meno raffreddamento, però fa qualche danno in meno, sì. Dai, teniamoci questo blaster medio raggio. Dai, usiamo questo a medio raggio, dai ragazzi, usiamo questo qui a medio raggio. Andiamo questo e prendiamo questo lanciagranate. Va bene, efficace. Dobbiamo resistere, ragazzi. Eccoci qua. Che succede, eh? Ragazzi, attenzione a questi ribelli, eh. Aiutiamo i nostri soldati. Andiamo. In posizione e rispondere al fuoco. La squadra inferno. Spero stai evacuando da Endor. Respingiamo i ribelli. Ricevuto, comandante. Siamo con voi. Ragazzi, quella era la seconda morte nera praticamente, quella che è esplosa prima. Quindi niente, Comandante, ragazzi. Segnalano trasporti nemici in atterraggio su Endor. Stanno schierando truppe su tutta la luna. Non ci tratterremo qui a lungo. Quest'arma proprio non la trovo così interessante. Cos'è che dobbiamo eliminare più? Non vedo nessun altro, ragazzi. C'è qualcuno qui nascosto sull'albero? No, dove sono? Tutti sistemati. Ora è meglio Tutti sistemati, sbrigarsi. ragazzi. Mi stiamo scherzando, Non ci squadra aspettavamo le d'inferno. forze speciali. È questo il punto, sergente. Questo è il Grazie, punto. comandante, siamo in debito. Sergente, insomma, squadra speciale inferno. Ti pare che ve lo facevamo sapere che eravamo qua. Vabbè. Allora, avanziamo. Nostra vita inverso. Dividetevi e tenete gli occhi aperti. Abbiamo già perso due pattuglie. Gli ufficiali rendono gli altri più efficaci, ma se si tratta di eliminare prima gli ufficiali, prima magari capire Tieniti quali pronto, sono agente quelli. Aska. All'attacco! Quanti ce ne stanno, ragazzi? Rendetevi efficaci anche voi, ragazzi. Cavolo, dai. Vediamo un po' di equipaggiare qualcosa, vediamo, eccoli là. Bene. Non vedo altri, eccoli là invece. Ragazzi, Ricevuto. rendetevi utili. Qui abbiamo finito. Agente Nico, la tua posizione? Ho radunato una squadra vicino alla piattaforma. Aspettiamo te, l'agente Ask, per muoverci. Arriviamo.
Va bene, va bene. Ci sono ragazzi, un attimino. Ecco la squadra, bravo. I ribelli hanno occupato la piattaforma 4. Ci sarà da combattere per riprendere. Siamo qui per questo. Soldati, dobbiamo strappare quella piattaforma al nemico e lasciare questa luna. Poi la ribellione ce la pagherà cara per tutto questo. Credo che sia un fucile da cecchino questo. Avanziamo ragazzi con le nostre tutine bianche perfettamente mimetiche, mimetizzate qui all'ambiente della luna di Endor o qualcosa del genere. Vediamo un po', vediamo un po' di identificare un po' di nemici. Allora eliminiamo prima lui. Aprire il fuoco. Aiuto. Quella corazza resiste ai blaster. Cazzo, la battiamo questo. Cazzo però dai, vediamo se qua c'è qualcosina. Niente, è duro sto coso raga. Dammi una scansione. Niente, prendiamo quella mitraglietta, dai dai, abbiamo capito, abbiamo capito. Sto camminatore ci farà pezzi. Oh, dov'è? Dov'è? Aiuto. Sei buono. Sei buono tu. Vai. Ok. Dai. Dai che lo buchiamo. Perfetto. Ripeto, ATST a terra. I ribelli non riescono a vincere neppure con le nostre armi. Effetti. Ribelli neutralizzati. Siamo forse per Luke Skywalker. Agli ascensori. Vediamoci allora, in cima e prendiamo quei tagli. Siamo questo coso. Vediamo qui, abbiamo un altro lanciarazzi. Anche il lanciarazzi sarebbe stato efficace contro. Contro qualcosa. Va bene, va bene. Dove che dobbiamo andare? Di qua. Ci sono un po' di alla X battuti, esserci stata una battaglia nei cieli qua della luna di Eldor, Seldorn. Comandante, contatto sulla piattaforma. I nemici stanno sabotando le nostre navi per impedirci la fuga. Abbattiamoli e prendiamo i cacciatai per la fuga. Eliminare ed evacuare. Ora bene, facciamo un attimino una scansione. Avanzare. Grazie, attenti. Sì, comandante. Aiuto. Stanno sopraffando. Agente Miiko, è il tuo cacciatai. Penso io a coprirti le spalle. No, vai, prima entrare, ultima uscire. Dai, dai. Nascosto.
sono altri. Arrivo subito. Cazzo, ce ne sono un po'. Aiuto. Cazzo. No, ragazzi, che figura di merda. Bisogna rifarla. Contatto sulla piattaforma. I nemici stanno sabotando le nostre navi per impedirci la fuga. Abbattiamoli e prendiamo i cacciatai per la fuga. Eliminare ed evacuare. Non vedo l'ora. Avanzare! Anche, prendi il primo tai. Spara il Corvus alla ritirata. Sì, comandante. Cavolacci. Agente Miiko, è il tuo cacciatai. Ci penso io a coprirti le spalle. No, vai, prima entrare, ultima a uscire. Che cavolo è? Non so, ragazzi, non so, L'idea è sfuggirvi. Vabbè. Va bene. Non so che dire. Comandante, contatto sulla piattaforma. I nemici stanno sabotando le nostre navi per impedirci la fuga. Abbattiamoli e prendiamo i cacciatai per la fuga. Eliminare ed evacuare. Comandante. Perché loro si devono poter mimetizzare così facilmente e noi no. Gente, amico, è il tuo cacciatai. Devo avere queste divise bianche. No, vai, prima entrare, ultima a uscire. Non ci sono altri. Non li vedo. Ok. Secondo, comandante. Uno lì dietro. Un altro qua. Cavolo. Stanno avanzando. Ci sei, comandante? Gancio acquisito. Ci vediamo alla sua. Due in testa abbiamo fatto. Ok, raga, non l'ho ancora acquisito il caccia. Un attimino, non mettiamo le mani sopra, non abbiamo ancora acquisito niente. Bene, adesso è acquisito, ragazzi, adesso possiamo dire che cacciatai è acquisito, ragazzi. Via, si scappa. Dobbiamo adattarci o morire.
Fantastico, ragazzi, veramente fantastico. Che c'è, Ask? L'esplosione della morte nera ha danneggiato il Corvus. I motori sono fuori uso, ma già in riparazione. Ottieni le coordinate del rendezvous. Perfetto, questo non l'abbiamo proprio visto, proprio per niente. Da dove è uscito questo? Non lo so. Ragazzi, il vero volto della ribellione. Il motivo per cui combattiamo la strada più semplice, no. Volevamo spaventarli, ma si sono infuriati. Qualcuno mi disse che le ribellioni si fondano sull'odio. Lo credo ancora. Come possiamo contrastarlo? L'impero cambierà, come dopo la perdita della prima morte nera. Dobbiamo adattarci o morire. Ragazzi, rallentiamo qua. Guardate, c'è un problema. Non si vede granché. Che c'è, Ask? L'esplosione della morte nera ha danneggiato il Corvus. I motori sono fuori uso, ma già in riparazione. Ok, strada più semplice. No, ragazzi, dobbiamo andare proprio in mezzo ai detriti della morte nera. Comandante, rilevo un gran numero di navi fuori dalla zona dei detriti. Quante sono imperiali? Non molte. I nostri si sono ritirati o sono stati distrutti. E lo Star Destroyer dell'ammiraglio? Le Viserator è in posizione vicino al Corvus. Sembra pienamente operativo. Almeno Ask non è da solo sul Corvus. Forse possiamo ancora uscirne vivi. Ragazzi, attenzione. Sta leggermente danneggiato. Oh. Che? Agente Ask, ci avviciniamo al Corvus. In che stato sono i motori? Iniezione a ioni al 60%. Rinvio l'energia degli scudi per riavviare i sistemi di propulsione. Comandante, caccia in arrivo. Ma vedo, ragazzi. Vediamo il Corvus, è privo di scudi. Aiuto. Dai, finalmente qualche ala X che salta, ragazzi. Era veramente vergognoso vedere questi ala X nei film di Star Wars riuscire a fare a pezzi centinaia di cacciatori senza subire danno. Era vergognoso. Qui ci prendiamo una piccola vendetta, ragazzi. Perfetto. Uno in meno. Dov'è? Non si vedono molto questi ragazzi qua. Dove siete? Dove siete? Dove siete? Eccoli là. Questo è il Corvus, mi sa. Attenzione. Bombardiere del cazzo. Non sono degli Alex, sono dei bombardieri. Effettivamente. Un po' più facili da abbattere. Vabbè, dai. Avremo occasione sicuramente di trovarcene uno. Ebbene sì. Abbiamo le coordinate del rendezvous, ma ci serve tempo per riparare i motori. Va bene, ripara. Agente, arrivano altri. Cazzo di colpi. Mi serve aiuto con lo sto colpendo praticamente. Attento. Motori quasi pronti, comandante. Il mio scanner sembra giusto. Io no. Non so dove li rilevi. Eccoli là. Bene. Caccia eliminato.
Sono anche i caccia? No, non ci credo. Sono bombardieri questi, ragazzi, non so caccia, è stata di... Bello quello. Alla Y sono questi. Abbiamo preso un colpo. Abbiamo qualcosa dietro, ragazzi. Non so di che si tratta. No, ragazzi, no. Era andato tutto fin troppo perfettamente. Fin troppo bene era andato, ragazzi. Vabbè, capita. Agente Ask, ci avviciniamo al Corvus. In che stato sono i motori? Attenzione ai ioni al 60%. Ragazzi, tutto da capo. Per riavviare i sistemi di propulsione. Comandante, caccia in arrivo. Bombardieri, difendiamo il Corvus, è pieno di scudi. No, questa me la dovete spiegare. Questa me la dovete proprio spiegare, ragazzi. Com'è possibile? Vabbè. Ci avviciniamo al Corvus. In che stato sono i motori? Iniezione a ioni al 60%. Invio l'energia degli scudi per riavviare i sistemi di propulsione. Comandante, caccia in arrivo. Bombardieri, difendiamo il Corvus, è privo di scudi. Per lui è finita. I bombardieri stanno attaccando. Ottimo, buono, alla Y. Bellissimo, ragazzo. Stai fermo. Peccato questo rifiuto spaziale davanti. No! Attento ragazzo, attento. Un attimino. Sì, ma non vedo. Non vedo altri bombardieri, eccolo qui. Perfetto. Abbiamo le coordinate del rendezvous, ma ci serve tempo per riparare i motori. Bene, d'accordo. Occupiamoci dei bombardieri. Un attimino, che li spezziamo in due. No, ragazzi. No, questo fa male. Questo fa proprio male, ragazzi. Questo fa veramente un sacco male. Un sacco male, ragazzi. Ci avviciniamo al Corvus. In che stato sono i motori? Iniezione a ioni al 60%. Invio l'energia degli scudi per riavviare i sistemi di propulsione. Dai, andiamo in prima persona. Bombardieri, difendiamo il Corvus, è privo di scudi. Per lui è finita. No, ragazzi, non vedo un cazzo, scusate. Non vedo niente. Mi sento più in pericolo così che... Bombardieri stanno attaccando. Oh, attento. Attento. Ragazzo, buono. Benissimo. Uno in meno. Benissimo. Attenti. No, raffica, andata male. Perfetto. Del rendezvous, ragazzi, ma ci serve, ci sono anche gli alla X, quindi eccoli qua. Agente, gli alla X, maledetti, l'ex rompo nel cazzo praticamente. Però l'obiettivo sono questi bombardieri e non gli alla X.
bene. Dovrebbe bastare, dici? State troppo convinti, ragazzi, mi ricordo. Siamo quasi pronti, comandante. Il mio scanner rileva altri bombardieri. Ok, distruggiamo il cala X. Distruggeranno il corpo. Facilitare un po' la situa. Eccoci qua, finalmente. La tanto agognata vendetta dell'impero. Colpo diretto. Perfetto, ce n'è un altro, ce n'è un altro. Direi che quasi, quasi ce l'abbiamo fatta, quasi. Altri caccia. Altri caccia. Ragazzi. Comandante Versio. Ordini confidenziali, comandante. Ordini confidenziali. Sì, ammiraglio. Confidenziali. Io e l'ammiraglio vi raggiungeremo in seguito. Vorrei svelare un segreto, ragazzi, ma non ve lo dico. Io lo so perché conosco questa storia. Mi cercavate, signore? Vieni qui. L'imperatore è morto. Che succederà ora? Ci vendicheremo, comandante. L'impero colpirà la ribellione esattamente alla radice delle sue patetiche e profonde convinzioni. Dimmi, Aiden. Da dove hanno origine tali convinzioni? Speranze. Esatto. Lo vedi? La sua presenza è un grande onore che condividerò con mia figlia. Ammiraglio Versio, l'operazione Cenere deve iniziare immediatamente. Resistenza. Ribellione, tradimento. Queste sono idee che non possiamo più continuare a tollerare. Tu sei uno dei molteplici strumenti che ci permetteranno di spazzare via questi ideali. Ascolta il messaggero. Lui ti indicherà il tuo prossimo bersaglio. L'operazione Cenere è l'ultima volontà dell'imperatore. Il primo passo verso il nostro futuro. La Inferno ha un ruolo cruciale per il successo. Qual è il bersaglio? Identità non verificata. Questa informazione può aspettare. Per ora, i tuoi ordini sono questi. Sono insoliti. Ma questi sono tempi insoliti. Vai, comandante. Fai quello che fai meglio. In vista dell'operazione Cenere, siamo stati assegnati ai cantieri di Fondor. Agente Ask, noi due prenderemo i satelliti sperimentali per lo Star Destroyer Dauntless e garantiremo la sicurezza per il Moff Rate. Agente Miiko, a te il Corvus. Comandante. Satelliti al sicuro. Ottimo lavoro. Il Moff Rate ha detto che l'operazione Cenere può proseguire. Attenzione, attenzione! Nuovi ribelli nello spazio di terra. Qual è il piano, comandante? Proteggere lo Star Destroyer. Devono sapere dell'operazione.
Bene ragazzi, sarebbe bello continuare questa missione spaziale, ma diciamo che al momento non mi faccio prendere troppo. Un attimo, distruggiamogli almeno una torretta, qualcosa del genere. Perfetto, ok ragazzi. Forza blocchi distrutta. E niente ragazzi, direi che per oggi può bastare così con il nostro Star Wars Battlefront 2 e vi rimando al prossimo episodio di questo fantastico gioco. E adesso io passo a fare i dovuti ritocchi a questo video, i dovuti tagli più che altro a questo video, per rendervi l'esperienza ancora più coinvolgente. Vi ringrazio per essere stati su questo canale, ricordate di mettere un mi piace, iscrivervi se non l'avete ancora fatto e lasciare un commento per parlare di Star Wars Battlefront 2. Spero presto di parlarvi anche della parte multiplayer di questo gioco, che è quella che poi potrebbe interessarci di più. Di nuovo, buon proseguimento e buona vita ragazzi. Buon proseguimento e buona vita ragazzi. Divertitevi e fate quello che potete fare, aiutare questo canale. Ciao.